Non è facile con un'influenza, magari. Se la cava con una battuta Vincenzo Montella quando gli si chiede come cercherà di fermare Klose e Sissé. Quella contro la Lazio per l'ex aeroplanino non è una partita come tutte le altre. Lui è un ex giocatore della Roma e un ex allenatore della squadra giallorossa, quasi un derby, anche se tiene a precisare che ancora quelle sensazioni non le prova. Non provo emozioni particolari ad oggi, quindi per ora, lo dico con sincerità, è una partita come tutte le altre, la sto preparando come tutte le altre, non sento emozioni particolari. Poi domani non lo so, però ad oggi è così. Affrontare la Lazio in questo momento per il Catania, la Lazio è una delle squadre che sta giocando meglio, ma anche il Catania sta dimostrando sul campo di valere i punti che ha in classifica. Sì, la Lazio probabilmente in questo periodo, in questo momento è la squadra che sta meglio, per noi è uno stimolo maggiore, non siamo, come dire, rilassati, vogliamo dimostrare di potercela giocare anche con la Lazio e quindi sarà una partita, ripeto, molto stimolante per noi e anche un metro di giudizio per i nostri giocatori e per essere valutati e per valutare ancora una volta il comportamento di ognuno. Si immagina già l'accoglienza dei tifosi della Lazio per quello che è stato uno dei giocatori più temuti nel passato, i 4 gol realizzati in un derby, ma anche lo scorso anno la vittoria proprio nel derby. Ma non lo so come mi accoglieranno, però posso dire che quando giravo per Roma c'erano tanti laziali che mi salutavano con rispetto e quasi con affetto, perché nei miei anni trascorsi con la Roma non c'è stata mai da parte mia mancanza di rispetto verso i tifosi laziali, quindi non credo che abbiano rancore particolare verso di me, anzi probabilmente rispondendo con una battuta avranno anche un po' di sollievo che non sto più nella Roma.